Treburo Sonera, buongiorno e buon 28 di dicembre a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Oggi, e come no, e come sempre, le prime pagine dei giornali. A quale squadra richiamano? Ti lascio 3 secondi per indovinare. Un, due, trois. Larari, larara. Parliamo della squadra dai colori offuscati della città di Torino, ossia la Juventus. Incredibile davvero come, cioè, quando io dico sono i giornalacci più venduti, con il doppio senso, avete capito il motivo. La Gazzetta dello Sport apre con Max ci mette il muso. Vuole McAllister, pressa Rabiot e studia le uscite. Quali uscite? Allegri fa il mercato, adesso c'è in mano tutto lui, tra l'altro in quel di Corriere dello Sport, quindi sta facendo un piccolo salto a Roma, fa tutto Max, nuova Juve, pieni poteri ad Allegri, almeno fino a giugno, ma il paradosso dei paradossi, ovviamente, quale giornalaccio ce lo regala se non tutto Rutto Sport di Torino che anche oggi si mangia il suo bel grissino perché da sempre filo juventino è beh, Agnellino. Poi magari torna in grande con la faccia proprio dell'agnello. Ebbene, pensate cosa scrive, cioè veramente hanno una faccia di tolla impressionante. Ieri ultima assemblea dei soci da presidente, ma attenzione, Andrea Agnelli resta vicino alla Juve come proprietario. What's? What's? Scusa, non ho capito bene. Così, più che un addio, il suo può essere un arrivederci. Ecco i 3 scenari. Intanto si delinea il piano Scanavino, basterà il quarto posto per la conferma di Allegri. Pogba sulla neve, i tifosi si arrabbiano. Cioè, non ho capito. Allora, tutto quello che sta succedendo attorno alle plusvalenze, che questi possono essere anche condannati a livello penale, poi torna? Cioè, in che senso torna? Vuol dire che non ci sarà niente, non succederà niente come sempre in Italia e tutto finirà tra luce e vino? Io veramente, più passa il tempo e più resto basito, basito da quello che arriva da questi giornalacci che difendono l'indifendibile. In basso c'è Calvario Pellegri, urgenza Nzola. Sto ragazzo, veramente, lo dicevo già quando era al Milan lo scorso anno, è in una crisi nera da sempre con gli infortuni. E non vorrei che potesse davvero dire addio presto al calcio, perché è un ragazzo che ha fatto più tempo fuori per infortuni che in campo, cioè veramente allucinante. E poi vabbè, Corriere dello Sport, il vento del Qatar spinge Spalletti, da una parte vedi che c'è Lautaro, Lukaku e Brozovic, dall'altra c'è Kim, chi è quest'altro qua? Zielinski e Zambo Anguissa, quindi ci sarà su questo super match subito. Giroud, il rinnovo è sul tavolo, Dybala rientro da campione, mentre la Gazzetta parla di un Leao da Rinovao, cioè sono veramente simpatici, ma veramente simpatici. E il Milan, ecco 6 milioni, il portoghese tentato dal nuovo ingaggio, ma adesso entreremo più nello specifico perché c'è qualcosa che non sta quadrando. Tra l'altro, di fianco ancora riprende il discorso di Agnelli, la Gazzetta ha fatto un bel lavoro, è certo, il bel lavoro che porta avanti da 100 anni la Juve è sempre ben fatto. E un caso lo show di Moggi e la chiavetta Calciopoli. Ne abbiamo parlato ieri sera. Per chi non avesse visto il video, visto che io non sono uno che mi piace ripetere le cose, andatevi a vedere l'ultimo video che ho fatto ieri sera e ne ho parlato, come si dice in Spagna, largo e tendido. Ne ho parlato anche in una maniera bella, bella grossa. Thuram c'è l'offerta, l'Inter l'ho scoperto per l'attaccante, 5 anni a 5 milioni. Malotta, malotta, hai già pronto tutta la cassaforte?
che noi abbiamo, no? Quella anacosta lì che sappiamo dove io e te. Sì, dietro il ristorante cinese di via Paleo Sarpi, lì dove c'è il gioco del Monopoli, quelli sono i soldi che gli diamo. Ecco, con quali soldi pagano sti qua, i giocatori? Dopo che avevano venduto a 100 e rotti milioni Lukaku, l'anno dopo se lo riprendono in prestito a 8 milioni. Ma che sta... Cioè, queste squadre fanno delle cose, 20 milioni lì per la banda Casadei e lì al Chelsea e gioca nella primavera del Chelsea. Su queste cose non ci sono indagini, non c'è niente, no? Vabbè, l'Inter si sa che è una squadra protetta dai poteri, anche durante Calciopoli. Chi era il presidente di Telecom Italia, se non il vicepresidente dell'Inter Tronchetti Provera? Chi è che faceva magheggi con passaporti falsi, Recoba e compagnia bella, e che era Moratti? Sappiamo, loro sono gli untouchable, loro sono gli intoccabili. Vabbè, andiamo al nostro Milan, quindi su Sto Leao. Allora, Sto Leao, perché poi c'è un'altra notizia che ha tirato fuori. Anzi, no, prima tiriamo fuori questa qua perché è veramente The Chic, The Fantastic, The Chic, The Fantastic. Ebbene, calciomercato Milan, Mariuccia, anche oggi aggiungi nella lista quest'altro nome. Dopo Zaniolo ieri, oggi c'è Patrick Schick, oggi al Bayer Leverkusen, un ritorno di fiamma secondo il quotidiano, di cui bisogna essere attenti alle loro grandi notizie, che non sono fake news, perché loro sono i giornali più venduti, quindi ovviamente sono autorevoli, no? Dal punto di vista giornalistico. Tuttosport dice: c'è un ritorno di fiamma per il club rossonero, e il Milan è in cerca di attaccanti, e dunque l'obiettivo della prossima sessione di mercato, e nella lista dei desideri c'è anche Patrick Schick. Esatto, allora, sempre per rimanere nel tema del microchip nel cellulare del nostro caro Paolo Maldini, anche oggi Tuttosport. Pronto? Pronto Paolino? Beh, giunta voce che anche adesso c'è Patrick Schick che vorresti prendere. Ma Schick è fantastic. Ieri c'era Zaniolo, oggi c'è Schick. Domani vediamo quale nome possiamo trovare. Ecco, questi non dormono la notte, si fanno i cannoni lunghi un mezzo chilometro e poi la mattina scrivono ste robe. Ecco, quindi per darvi un'idea di come funzionano le notizie dei giornalacci più venduti, che sempre io amo con tutto il cuore, perché grazie a loro mi fanno fare i video, perché se no, se fossero realmente credibili, che dici, dici la notizia, ma invece, visto che dicono delle cazzate da seculo saculorum, andiamo a Rafa Leao. Allora, Rafa Leao è un po' un discorso che mi ha fatto la pelota, proprio grande come una casa. Colpo di scena, l'ultima indiscrezione spiazza i tifosi. E che dicono qua? Novità scottanti sul rinnovo di Rafa Leão. TMV fornisce dettagli che hanno spiazzato i tifosi. Ebbene, priorità in casa Milan è quella di rinnovare Rafa Leão, il solito mantra, e adesso ci potrebbe essere un patto di spogliatoio, blibli bla 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 bla. Alla fine, qual è il problema? Andiamo a vedere. Milan ha alzato l'offerta, ma non c'è fretta adesso. Tutto mercato web fa sapere che il Milan ha alzato l'offerta per convincere a restare Leao. Difatti, riporta la fonte di 7 milioni più bonus. Però, quando scrivete queste notizie, ragazzi, poi mettetevi in contatto anche con le altre testate, che io prenderei a testate giornalistiche, tipo la Gazzetta che dice 6 milioni, perché 1 milione di euro, ragazzi, io forse lo vedo in 3 vite. Quindi se tu mi dici da 6 a 7, non è come per me da 6 a 7 euro, stiamo parlando di 1 milione che balla qua. Allora, l'ultima proposta avanzata, quindi secondo questo grande rotocalco di calciomercato, offerta che avrebbe soddisfatto l'attaccante e i suoi agenti, però fino a qualche mese fa. E dunque adesso le cose stanno diversamente. Ma dai, il Milan con l'ulteriore sforzo spera di puntare tutto sulla volontà di Rafa di rimanere rossonero. L'ambiente giusto per lui è la sua consacrazione. Ma ci sono puntini di sospensione. Impossibile per il portoghese far finta di non sentire le sirene inglese di Chelsea o Manchester City. Ma allora, se allora vuoi rinnovare, non facciamo poi la stessa storia che abbiamo avuto con l'ingrato che è a Parigi, col che babbaro che è lì nell'Inter la milanese, con il 71 ivoriano che è qui a Barcellona, voglio tornare in Italia, e l'Inter ti apro io la porta. Apriamo porta che sì, apriamo porta. Io so io dove ti togliere la porta e te zanca. Ecco.
Ci siamo capiti, no? E per concludere, dai, un momento rosa, un momento quasi di compassione per il nostro Adani. C'era un accordo con la Rai per la finale, ma preferisco la dignità. Ha spiegato definitivamente la questione del commento tecnico della finale mondiale, ponendo fine alle polemiche. Ecco le parole del telecronista, dell'ex giocatore. Allora, a Bobo TV, dove c'è il suo grande amico come Bobo Vieri, dove c'è l'espertone Cassano e la spalla tipo Totò e Peppino, Nicola Ventola. Anzi, vi consiglio, ragazzi, ieri ho visto in streaming. In questi giorni sto vedendo le cose che si rifanno un po' anche alla mia infanzia, quando mio papà mi faceva vedere le cose che riguardavano il teatro napoletano. E l'altro ieri vidi un film con Sergio Castellitto, proprio il remake di Natale in Casa Cupiello, in film veramente straordinario, però l'opera d'arte di teatro è ovviamente un'altra roba. E in più i fratelli De Filippo, un film dove c'è anche Biagio Izzo, dove c'è il grandissimo Giancarlo Giannini, dove ci sono in forma cameo anche Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande. Quindi un film che consiglio, se lo trovate anche in streaming, per coloro che amano la prosa, il vero teatro e come me. Ecco. E dunque, che dice Leila Dani? Per capire cosa è successo nella designazione della finale, bisogna tornare indietro ad agosto 2021, quando firmo il contratto con la Rai. Quello che vi dico è una confidenza che assolve persone che sono state attaccate. Prima della finale per il terzo posto, siamo a cena a Doha con Rimedio, Antinelli e Donatella Scarnati. Cari, una vita che non sentivo questo nome. E lì ho raccontato tutto. Alberto, ricordi ancora? Alberto, ricordi ancora cosa ti ho detto a Cesena? Che non avrei mai commentato l'Italia perché aspettava a te e ad Antonio. Io pensavo Antonio Chi Cabrini. Quella sera però non ti ho detto l'altra cosa che avevo concordato, ovvero che se l'Italia non ci fosse stata avrei commentato la finale dei mondiali. Negli uffici Rai, mentre firmavo davanti al direttore e a tutte le persone responsabili dei contratti, avevamo trovato questo accordo. Questi erano i patti, ma c'è un problema: nulla fu messo per iscritto e poco dopo è cambiata la direzione sportiva. Non volevo dare un peso ad Antinelli, che già aveva dovuto vedere Rimedio e Di Gennaro privati della finale Wembley a causa del Covid. Ho pensato che un signore non si vede da una finale, in più o in meno, ma dai comportamenti. Se uno è giusto e semina comportamenti corretti, riceve correttezza. Sono qua a dirvi che era nel mio accordo fare la finale, ma la mia dignità mi ha portato a tenerlo per me e a fare un passo indietro. E per me, Alessandro Antinelli e Donatella Scarnati hanno fatto bene nel viaggio in taxi dopo il ristorante. Ale e Donatella mi dicono: Lele, però dovevi dircelo. Ho chiuso dicendo: Donatella, ve l'ho detto. Io, ripeto, non ho visto questi mondiali, ho sentito di polemiche su Adani che era filo Messi, filo Argentina, faceva il pazzo come se stesse giocando la nazionale italiana, però posso dirvi la mia in questo. Ripeto, non posso dare un giudizio in merito perché se io non vedo le cose sono come San Tommaso, non ci credo e ognuno ha i suoi metri di giudizio in ogni situazione. Però anche Mamma Rai, che è una palla al piede ormai da una vita, che vi ruba 10 euro al mese, a differenza vostra che non lasciate qua manco un euro di abbonamento e vi faccio lo show di intrattenimento ogni giorno, a parte chiaramente le persone che amano questo canale, almeno 0,99, manco un caffè al mese lo lasciano, però 10 euro a Mamma Rai per sentire stronzate e vedere i dibattiti, quelli sì che però ve li succhiano anche dalla bolletta della luce, quindi c'è anche lì un discorso di mafia, la mafia è così, cioè vi chiede il pizzo senza neanche dirvi il perché e cosa poi propone. Ecco, dunque, Adani, se una persona un po' scoppiettante, come se io andassi a fare, a me, io non potrei mai andare in televisione, ragazzi, che sia chiaro. Alcuni mi dicevano: ma a te ti vedrei in qualche trasmissione. Ma Massimo 48 mi dice: ma tu potresti essere il prossimo Biscardi. Ho detto: ma a parte lui aveva il parrucchino, io ho ancora i miei capelli sani e poi non avevo la stessa faccia, non ho il suo stesso modo di fare, sono un altro modo. Ma non potrei mai stare in nel mainstream. Persona come sono io, che poi comincio a sputtanare, dire certe verità scomode e tutto quanto, al minuto zero mi caccerebbero. Quindi io sono un personaggio che non può entrare negli schemi da pensiero unico dominante, perché sono libero di idee. E Adani probabilmente ha espresso il suo modo di fare, il suo entusiasmo, un suo modo di essere, e questo ovviamente in un bigottismo generale che c'è comunque in Italia, questo può dar fastidio. Perché? Perché le persone vanno per false morali invece di sentire veramente il cuore delle persone, la passione che può avere
avere una nel mettere le cose una persona. Quindi io non è che prendo difesa a spada tratta di Adani, però sicuramente secondo quello che mi è stato raccontato e tutto quanto, posso immaginare il motivo per cui dopo non gli hanno fatto fare la finale dei mondiali, perché una persona troppo spontanea in una società bigotta e dai falsi moralismi ovviamente dà fastidio. Detto questo, commenti in basso, mi raccomando, il like dovrebbe essere d'ufficio, neanche te lo dovrei dire a fine video, già appena entri dovresti metterlo. Iscrizione al canale se sei una persona che vuol far parte di questa meravigliosa community chiamata Tribù Rossonera. Se in più dopo ci aggiungi anche neanche un euro al mese o di più, quello che tu vuoi, o donazioni al canale, ovviamente entri anche in gruppi ristretti di WhatsApp dove puoi parlare tanto con me che con i membri del canale. Ci sono anche canali aperti del Marietto in Facebook, Telegram, c'è la linea di merchandising di tutti i miei prodotti, di magliette, come si chiama, sudaderas, felpe, viene in spagnolo, viene in italiano, tazze, orsacchiotti, borse, tutto quanto. Basta che entri in basso in descrizione del video e trovi tutto quanto. Mi raccomando, metti una mano anche tu per far sì che la tribù cresca sempre di più. Noi ci rivediamo a un prossimo appuntamento quest'oggi, probabile che faccio una live stasera, perché mi avevate chiesto, quindi cercherò di ritornare a stare un po' con voi, a discutere un po' di questioni che adesso cominciano a animarsi un po' più, perché mancano solo 7 giorni all'inizio del campionato, e mi raccomando, facciamo i bravi, e usiamo il cervello, ma soprattutto il cuore, ok? Un bacio, alle amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici, un bel a tutta la tribù, a Ug, a Ug, a Ug, e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Noi ci rivediamo qui sul mio canale. A un prossimo appuntamento. Ciao!